presento a voi Pier Giorgio Di Freddi. È un po' complicato per il tanto che c'è da dire, però io non lo dirò, soltanto qualche accenno. Ha studiato matematica in Italia, negli Stati Uniti e nell'Unione Sovietica. Insegna logica nell'Università di Torino e in quella di Cornwall. Collabora con riviste prestigiose come Scienze, come Psychologist, ma anche con giornali e riviste di grande tiratura in Italia come l'Espresso e come la Repubblica. Ha vinto dei premi importanti anche per la divulgazione scientifica, il premio Galileo dell'Unione Matematica Italiana e il premio Peano della Matesis. È uno scrittore rigoroso, ironico, sarcastico, anche se a volte il garbo così non lo fa parere. Ricordo alcuni titoli: Il Vangelo secondo la scienza, La matematica del Novecento, C'era una volta un paradosso, Il computer di Dio, Il matematico impertinente, Perché non possiamo dirci cristiani e tantomeno cattolici, Incontri con menti straordinarie e altri libri ancora, titoli ancora che probabilmente conoscete o forse avete letto. Pier Giorgio Di Freddi ha tutto sommato dimostrato come un matematico possa essere metafisico e anche metamagico. Gli passo la parola. Dunque, grazie di essere così numerosi, a quelli che sono d'accordo con quello che dirò e soprattutto a quelli che non sono d'accordo, perché ovviamente fanno più fatica a stare a sentire, no? Spero che non si arrabbino troppo. So che spesso succede di dare fastidio quando si va a fare conferenze, anche perché me lo ricordo perché l'ho letto, non perché ci fossi, ma che Pio XI, di cui parleremo poi anche in seguito, un giorno ricevette una delegazione di parroci, no? E diede alcune disposizioni e naturalmente poi finì dicendo quanto noi sapevamo già prima di cominciare che non saremmo riusciti a soddisfarvi tutti, cosa che d'ordinario non succede nemmeno a Dio benedetto. Quindi se nemmeno Dio riesce a mettere tutti d'accordo, no? Non ci riesce più XI, non ci riusciva il Papa, no, certamente non ci riuscirò nemmeno io. Questa sera è però una situazione un po' diversa da quella alle quali sono abituate, cioè di andare a fare conferenze di vario genere. Quelle sulla scienza vado, non interessano a nessuno, non siamo in 4-5, no, e ci parliamo tra noi. Ma quando vado a parlare di altri argomenti, compresi quelli legati al tema di questa sera, cioè laicità, religione, no, eccetera, eccetera, c'è sempre un vasto pubblico, come si dice, no, e spesso c'è anche una vasta contestazione. A volte ci sono i manifestanti fuori, coi manifestini naturalmente, no? Che vengono da certe organizzazioni, quindi a quello sono abituato, non ho problemi. Ma questa sera si parlerà di un argomento un po' controverso, cioè il concordato, ed è forse l'unica volta che mi capita di poter affrontare magari una contestazione di tipo differente, cioè quello che si chiama una contestazione da sinistra. Vedremo poi in seguito come mai, forse qualcuno di voi ha letto l'anticipazione che è uscita stamattina su Repubblica, ma non si è capita la fine perché è stata tagliata, perché nonostante Repubblica sia un giornale di larga tiratura, come è stato appunto definito, non so quanto sia di larga anche veduta, no? Ogni volta cerco di piazzare gli articoli di scienza, anche lì vanno bene, intanto non li legge nessuno, non danno fastidio, ma quando cerco di parlare di certi argomenti, chissà perché non c'è mai spazio, no? A volte manca proprio una riga, no? In cui uno toglie, no? un aggettivo, no? O una frase. Questa volta mancava mezza pagina proprio, no? Completamente. E vabbè, vedremo alla fine, no? Come mai il giornale non voleva, che non ha potuto naturalmente, no? Per mancanza di spazio, che queste cose fossero dette. Allora, siamo qui per parlare di questo scherzo da preti, come l'ho definito, però l'espressione mai avrebbe potuto essere usata in una maniera, no, più letterale, cioè il concordato è veramente uno scherzo da preti. Però la cosa interessante è che questo scherzo da preti l'hanno fatto persone che preti non erano e soprattutto non avrebbero dovuto essere. E ho messo i loro tre nomi in una specie di trinità non santissima, naturalmente, nel titolo, e i tre nomi, certo, poi accoppiati o tripli, non so come si dica, perché l'accoppiamento è quando si fanno le coppie, ma alternamento, no? Alternati in questo modo, no, fanno un po' effetto, cioè Mussolini, Togliatti e Craxi.
Naturalmente arrivano tutti dalla stessa area, arrivano, no? Poi naturalmente si parte da un punto di partenza quasi comune, no? E poi si arriva in posizioni differenti. Come tutti sapete, Mussolini è partito socialista ed è diventato quello che oggi noi chiameremo berlusconiano, poi Berlusconi è partito socialista ed è diventato quello che invece si chiama mussoliniano, no? E così vedete come la storia, no? È divertente. Cosa ci fa Togliatti lì in mezzo? Vedremo. Craxi ovviamente, cioè, non c'è bisogno che ce lo ricordiamo. Togliatti è un po' una specie di eccezione, no? In questa cosa. Ma partiamo da lontano. Per quale motivo uno Stato in generale e lo Stato italiano in particolare hanno cominciato a elargire quattrini alla Chiesa Cattolica? Beh, bisogna appunto risalire un pochettino all'indietro. Fino a quando? Beh, naturalmente si può risalire alle origini, no? Le vere origini sono il primo miracolo, come voi sapete, di Gesù Cristo. Gesù Cristo è nato nell'anno quarto prima dell'era di Cristo. Questo è interessante perché, insomma, a solo a lui poteva succedere, no? Uno pensa, no? Comincia, nasce nell'anno zero, no? Invece no, lui è nato nell'anno meno quattro, prima di Cristo, no? Cioè, questo è interessante. Ma io non risalirei così tanto, anche perché altrimenti non finiremmo più, no? E quindi risalirei un pochettino all'indietro, perlomeno al momento in cui l'Italia fu riunificata. Voi sapete, il prossimo anno ci saranno, se ci saranno, se la Lega lo permetteranno, eccetera, eccetera, le celebrazioni per il 150enario dell'Unità d'Italia. Quindi anche coloro che non si ricordano più la storia faranno calcolo, no? Siamo nel 2010, prossimo anno il 2011, 150 anni, insomma 1861. No? Ora, com'è nata l'Italia? Beh, anche senza voler andare a rivangare i libri di storia, sappiamo benissimo che l'Italia è stata unificata prima a nord e a sud, no? Però rimaneva un problema, no? Nel centro, no? In quello che era ovviamente, no? Quello che rimaneva dello Stato Vaticano. No? Stato Vaticano che arrivava fino a Bologna, come voi sapete, no? Anzi l'espressione "ma va a Bologna", no? Era proprio quello, no? Cioè vai agli estremi confini, no? Dello Stato Vaticano, era lì che si mandava, non in esilio, ma quasi, no? Vicino al confine. Ebbene, nel momento dell'unificazione, naturalmente, l'Italia si fa combattendo una guerra, perché poi questo era, no? Un'occupazione militare dello Stato del Vaticano e quindi un esproprio dei beni che erano appartenuti alla Chiesa fino a quel momento. L'unificazione del 61 ovviamente non è completa, si completa non è completa nemmeno ora, cioè c'è il Vaticano, dunque insomma non è finita, no? Però è stata sospesa, diciamo, è come la guerra in Iraq, no? Quando uno arriva fino a un certo punto poi non va oltre, no? È stata sospesa nel 1870 con la famosa breccia di Porta Pia, no? Quando ci si ferma, no? Di fronte al Tevere, no? E il Papa e il Vaticano, diciamo, sono confinati all'interno di quella che oggi è la città del Vaticano. Come confinati? Beh, questo è interessante perché non erano più uno Stato, ovviamente il Papa aveva perso il potere politico, quindi rimaneva capo di una religione, anche perché quello è autoimposto, no? Autodefinito, nessuno glielo può togliere, no? Se lui decide di essere il capo di una religione, ma non aveva più nessun potere politico. Naturalmente i padri fondatori della nostra nazione, diciamo così, sapevano che anche i preti devono mangiare, no? Naturalmente, no? Hanno bisogno, no? di qualche prebenda, e quindi stabilirono che una certa cifra doveva essere assegnata al Vaticano come cifra di sostentamento. Il Papa non poteva uscire dal Vaticano se non per andare, pensate che tempi, se non per andare a Castel Gandolfo, che gli era lasciata come residenza estiva, e poi riceveva appunto una certa quota che veniva messa però in banca perché i papi avevano deciso, a partire da Pio IX, che non volevano toccarla. Per che motivo? Beh, motivo abbastanza evidente, perché nel momento in cui avessero cominciato ad usare questo fondo elargito dallo Stato italiano, avrebbero in qualche modo implicitamente accettato la situazione, lo status quo, e quindi avrebbero accettato di aver perso il potere politico. Però nel momento in cui Mussolini arriva al potere nel 1922, ricordiamoci, Mussolini era effettivamente un socialista, era stato socialista, ovviamente direttore del quotidiano ufficiale del Partito Socialista, l'Avanti, no? Ed era un ateo anticlericale, perché poi si può essere atei e naturalmente fregarsene della Chiesa, no? O di Dio. Mentre invece lui no, era assolutamente anticlericale, non fece nulla. Mussolini arrivò al potere nel 23,
22 subito incominciò a cercare di ingraziarsi la Chiesa e le gerarchie, nonostante appunto queste gerarchie fossero ancora confinate all'interno del Vaticano. Nel 1923 ci fu il primo dei provvedimenti a favore della Chiesa, ed è il provvedimento sul quale poi tra l'altro recentemente ci si è scontrati, fingendo di dimenticare che era un provvedimento fascista, che fino a quell'anno le cose non andavano così, e cioè è soltanto nel 1923 che è un provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi nemmeno ad alti livelli del governo, stabilì che nelle scuole bisognava esporre il crocifisso come simbolo della religione comune. Però fino ad allora i governi, che erano governi tra l'altro fatti anche quelli di cattolici, non è che nel momento in cui si è fatta l'Unità d'Italia sono arrivati al potere gli atei, oddio, ce n'erano naturalmente di atei agnostici che hanno combattuto per l'unità, e fu Cavour poi che coniò il motto che doveva essere il motto della Realpolitik Sabauda, cioè il motto che oggi naturalmente c'è anche quello, ci siamo dimenticati, che era il motto libera Chiesa in libero Stato, che è già una cosa molto diversa, perché la prima parte, io credo, no, Mazzini e Massimo D'Azeglio forse l'avrebbero tolta, avrebbero detto libero Stato, punto, no? E quindi via, Chiesa, via. Però invece Cavour, appunto mediando, lasciò queste cose. Il governo regio e unitario, in realtà però, come ho detto, era fatto da cattolici che erano laici, nel senso che le due cose non erano in contrapposizione fra di loro. E per i primi 60 anni i governi sono governi laici, cioè oggi li chiameremmo direttamente, no, anticlericali, perché queste parole ormai hanno cambiato di significato. Ma come dicevo, invece, quando arriva Mussolini ovviamente lo fa per un calcolo politico, cioè sa benissimo che il fascismo è arrivato, sì con una presa di potere, la marcia di Roma, che insomma dal punto di vista militare non è stata una grandissima azione, e deve in qualche modo conquistarsi il favore, se non della popolazione, perlomeno dei poteri che contano, quelli che oggi si chiamerebbero i poteri forti. E quindi con questa storia del crocifisso incomincia una corta marcia di avvicinamento verso il Vaticano. Verso il 1927, un paio di sacerdoti autonomamente prendono l'iniziativa di cominciare a parlare con esponenti del governo per vedere se si possa arrivare a quello che viene chiamato poi in seguito la conciliazione, cioè un tentativo di rimettere in sesto i rapporti fra Stato e Chiesa, che sono stati così brutalmente troncati nel 1861 e poi soprattutto nel 1870. Lo fanno all'insaputa, come ho detto, delle gerarchie ecclesiastiche, anche perché la cosa forse dal punto di vista del Vaticano appariva, con questi precedenti, no, alcuni dei quali ho citato, appariva poco probabile. Invece, stranamente, il governo fascista incomincia a dimostrare che c'è un interesse da parte sua di arrivare a sistemare questa questione, e allora questi due sacerdoti poi vanno in segreteria di Stato e dicono: guardate, noi abbiamo fatto dei passi autonomamente, no, ma arriviamo qui con una bozza di concordato. No? E subito allora, ovviamente, no, le cose prendono una piega diversa, e nel 1929, finalmente, si arriva al concordato fra Stato e Chiesa. Come tutti voi sapete, l'11 febbraio viene firmato questo concordato. L'11 febbraio è una data simbolica, perché è l'anniversario di una dell'apparizione della Madonna di Lourdes, no? Cosa ovviamente, no, uno Stato laico e democratico, no? Deve cercare di ricordare. No? Viene firmato ovviamente nel Palazzo del Laterano, e per questo prende i nomi di patti lateranensi. No? Però i patti lateranensi sono spesso confusi col concordato, che invece è soltanto una parte di questi patti. Perché la prima parte di questi patti è un trattato fra lo Stato e la Chiesa, Stato italiano e la Chiesa. Questo trattato è un trattato politico ed è importantissimo, perché per la prima volta, finalmente dopo 70 anni ormai, il Papa vede riconosciuto un potere politico. Cioè lo Stato del Vaticano diventa Stato con quel trattato, soltanto fino a quel momento, fino a quel momento non lo erano, e soltanto da quel momento, no, diventa effettivamente un soggetto politico. Quindi il trattato è il primo foglio, diciamo così, che viene firmato nel Laterano. Da quel momento il Vaticano è uno Stato e può firmare anche gli altri due atti di questi patti lateranensi, uno dei quali è transitorio, quindi non se ne parla più, ma il secondo invece è il famoso concordato. Un concordato che regola per la prima volta di nuovo
i rapporti ufficiali fra Stato e Chiesa. È un concordato interessante, naturalmente, perché se uno lo va a leggere si accorge anzitutto che incomincia in una maniera un po' strana, perché comincia in nome della Santissima Trinità. Ora, di nuovo, uno Stato che comincia, no, in questo modo, no, si pone, e soprattutto uno Stato guidato da uno che diceva, sfidava Dio, no, a fulminarlo, no, in 5 minuti, ma questo è quello che succede. Nel primo articolo del concordato, articolo 1, si fa un riferimento allo Statuto Albertino, cosa che sottolineo, perché poi dovremo riparlarne quando la cosa diventerà invece parte della Costituzione italiana. All'epoca la cosa aveva più che senso, quello era il Regno d'Italia, il re era ovviamente un re Savoia, no? Quindi lo Statuto Albertino era ovviamente uno dei fondamenti di quel tipo di Stato, no? Di quel tipo di regime. Che cosa dice l'articolo 1 del concordato, del vecchio concordato del 29? Dice che il cristianesimo, anzi il cattolicesimo, è religione di Stato. E poi si va avanti, naturalmente, si comincia ad esempio a regolamentare una cosa che premeva molto alla Chiesa, cioè il regime matrimoniale. Ed è nel 29 soltanto che si stabilisce che, ad esempio, il matrimonio concordatario, appunto, no, può esistere, cioè ci si può sposare in Chiesa, e il matrimonio ha valore civile, no? E questo significa che, poiché quello è il momento in cui lo si stabilisce, che fino al 1929 non era così, cioè ci si sposava con due cerimonie differenti, si andava in comune per fare il matrimonio civile e si andava in chiesa per fare il matrimonio religioso, no? Da quel momento, sotto il fascismo, per l'appunto è possibile per i credenti, che però sono perlomeno formalmente la grande maggioranza della popolazione italiana, fare un unico matrimonio. Si stabilisce naturalmente che la religione cattolica è obbligatoria come materia di insegnamento nelle scuole, come si diceva allora, di ogni ordine e grado. Quindi dalle elementari fino alle superiori gli studenti devono prendere un'ora di religione, no? E così via. Tutte le cose che poi sono diventate parte, diciamo così, del rapporto fra Stato e Chiesa sono stabilite ufficialmente in quest'atto del 1929. Atto che viene firmato direttamente da Mussolini, perché ovviamente non ci va il re, no? Così come non ci va il Papa, ci va Mussolini e il segretario di Stato Gasparri, no? Che era il suo omologo, diciamo così, nella neonata città del Vaticano. Ma come mai un regime come quello fascista decide di fare un concordato con la Chiesa Cattolica? Ora, Mussolini naturalmente aveva i suoi punti di riferimento, così come qualcun altro c'ha adesso Mussolini, no? Questi qui, quelli di oggi, no, sono un po' di seconda mano, no? Come si potrebbe dire. Mussolini invece mirava, no, ai punti di riferimento giusti. E quindi parlò nel suo discorso alla Camera, citò un'istruzione che Napoleone aveva dato al re di Roma, in un momento in cui il Papa non era a Roma, no? C'era quindi, no, un re che avevano messo, fantoccio naturalmente, infatti il Napoleone gli dava le istruzioni, no? Che aveva messo, no, a governare la città santa. E la frase che disse, no, Mussolini, citando Napoleone, fu: le idee religiose hanno ancora molto impero, questo naturalmente poi Napoleone poi era una parola che piacevano, più di quanto si creda da taluni filosofi, non c'erano ancora Cacciari eccetera, ma già si parlavano di queste cose, no? Esse, idee religiose, possono rendere grandi servizi all'umanità. Essendo d'accordo col Papa, si domina oggi la coscienza di 100 milioni di uomini. Questo era il 1800, naturalmente, no? E i 100 milioni di uomini sono diventati 1 miliardo oggi, no? All'epoca di Mussolini erano probabilmente una media, no? Tra il 1800 e il 2010. No? E questo è il motivo per cui Napoleone, da parte sua, e Mussolini, piccolo Napoleone, no? Facevano i concordati con il Vaticano. Ora, Napoleone lo fece nel 1801, si potrebbe risalire addirittura al 1200, perché ce ne furono parecchi, no? Il primo concordato ufficiale è effettivamente del 1200, no? Ma una piccola lista di concordati fatti a partire da quello di Napoleone è istruttiva, perlomeno per i nomi, cognomi più che altro, no? Delle persone che li firmarono. Cioè 1801, concordato fra il Vaticano e la Francia di Napoleone, 1855, concordato fra l'Austria e di Francesco Giuseppe, lo stesso che poi però gli dice: ma santità, stia pure a casa, un conto concordato, un conto proprio averlo in casa, eccetera. L'Italia di Mussolini, 1929, e poi le cose continuano in questa stessa linea piuttosto imbarazzante, cioè la Germania di Hitler, 1933,
pochi mesi dopo che Hitler è salito al potere, il Portogallo di Salazar 1940, la Spagna di Franco 1953, quando ormai la seconda guerra mondiale è finita, eccetera. Cioè tutti i regimi fascisti di quell'epoca hanno fatto concordati con il Vaticano. Ora questo è interessante, perché uno dice: no, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, no? Qui c'è poco da dire, no? Ora, come mai c'è questa alleanza fra i regimi totalitari, ma proprio totalitari nel senso letterale, cioè fascisti, no? Come quelli, no? Nazisti addirittura, no? E il Vaticano? Beh, è ovvio, no? Quelli sono gli anni, soprattutto dal 29, no? al 53, cioè tra Mussolini e Franco, sono gli anni in cui dall'altra parte, no? Oltre Cortina, come si direbbe, come si diceva all'epoca, no? C'erano i comunisti. I comunisti erano arrivati al potere in Russia, come tutti sapete, nel 1917 e avevano fatto cose che ovviamente al Vaticano non piacevano. In Russia i cattolici non erano ovviamente altro che una piccola minoranza, c'erano cristiani di altre sette, come le si potrebbe chiamare laicamente, no? Però il Vaticano capiva che se ci fossero stati regimi comunisti, beh, per la religione in generale, ma soprattutto per la Chiesa cattolica in particolare, pensate alla Polonia per esempio, no? Che poi insomma ha fatto poi vedere, no? Quello che poteva fare negli anni, nell'ultima parte, no? Diciamo così, del Novecento, no? Ebbene ci sarebbero stati grossi guai. E allora l'idea del Vaticano è: noi ci dobbiamo alleare, no? Con tutti coloro che sono contrari a questi regimi comunisti che potrebbero mettere in forse la nostra esistenza come religione e come istituzione ecclesiastica, no? E quindi ci alleiamo con i fascisti da tutte le parti. Ora questo va benissimo, cioè è una scelta politica, no? In fondo la Chiesa e il Vaticano erano appunto un soggetto politico, no? Però insomma, è una scelta di campo, uno decide di stare da una parte invece che dall'altra. Allora quando si arriva alla firma dei patti lateranensi, naturalmente bisogna vedere chi è che è d'accordo e chi è che no. Ora la Camera era di elezione fascista, quindi i membri della Camera erano scelti direttamente dal partito fascista, all'interno del partito fascista e da Mussolini. Due sole persone, due deputati, firmarono contro i patti lateranensi. Il Senato era diverso invece, perché il Senato era di nomina regia, tanto per cominciare, poi era legato al censo, come voi sapete, no? Quindi era una Camera che, soprattutto nel 29, agli inizi del regime, no, ancora poteva differenziarsi dal Senato. E infatti la situazione fu drasticamente differente, perché tre volte tanto senatori votarono contro, cioè 6 su 316. No? Uno di questi era Benedetto Croce, il quale votò però per strani motivi, perché la sua motivazione fu: la ragione che ci vieta di approvare non è nell'idea di conciliazione, ma unicamente nel modo in cui la conciliazione viene attuata. La cosa interessante è che all'interno del partito fascista però non tutti erano così cauti, diciamo così, come Benedetto Croce. Ad esempio Giovanni Gentile, che era il sodale di Croce dal punto di vista politico sì, ma soprattutto filosofico, no? Idealistico, ebbene già due anni prima, nel settembre del 1927, Gentile sul Corriere della Sera, notate che noi Gentile siamo abituati a considerarlo un fascista, no? E Croce siamo abituati a considerarlo un liberale, no? Quindi penseremmo, no, che su certe posizioni come questa, no, le loro dichiarazioni sarebbero andate, no, in direzioni ovvie. Invece Gentile non va nell'ovvia direzione e dice sul Corriere della Sera, dice: se, come notava il Manzoni, ci sono utopie belle e utopie brutte, quella della conciliazione non è da mettersi fra le prime. Ecco, dice, quindi possiamo anche decidere, no, di essere utopistici, no? Però se facciamo un'utopia come la conciliazione, stiamo facendo una brutta utopia. C'erano anche altri, per esempio il senatore Scialoia, che è un anagramma di Scaloia naturalmente, no? Ma non dobbiamo confonderlo con lui, no? Questo è sempre Mussolini che parla, quindi non sono le parole dirette del senatore, ma la risposta già, dice: ma il senatore Scialoia ha aggiunto che si sarebbe potuto fare a meno di consacrare per diritto ciò che già si aveva di fatto. Tutto, egli ha detto, aveva finito per adattarsi a questa situazione, e anche gli stranieri, questa è una cosa importante, e Mussolini dice: è verissimo, tutti meno uno, il più interessato, il Papa. Ora, questo è un argomento veramente singolare.
Cioè Mussolini dice, è vero, certo, sono passati 70 anni quasi dall'unificazione, 60 dalla presa di Roma, no? E ormai anche gli stranieri che all'inizio avevano visto questa intrusione, soprattutto nella città di Roma, no? Come un pericolo per la leadership, diciamo così, spirituale del Papa, ormai si erano adattati dopo 60-70 anni, chi volete che si preoccupasse più del Papa, no? Quindi sarebbe stato sensato, sì, magari cercare di fare una conciliazione, nel senso di definire i rapporti fra Stato e Chiesa, ma non di dare ad esempio lo statuto giuridico di nazione, no, al Vaticano. E qualcuno addirittura all'interno del partito fascista, no, l'aveva anche sollevato. No? Non qualcuno che poi votò contro, perché Scialoia non è uno dei sei senatori che votarono contro. E però Mussolini usa questo strano argomento, dice è vero, tutti si erano adattati, ma non il Papa. E allora uno poi, chi se ne frega? No, però no, a lui interessa, perché ovviamente quello che gli interessa è di ingraziarsi prima di tutto, no, appunto il pontefice, Pio XI, no, perché l'obiettivo del regime è quello di prendere la Chiesa dalla parte sua, cioè di spostare l'enorme potere spirituale, se vogliamo chiamarlo così, no, che la Chiesa aveva e continua ad avere ovviamente, no, sui cittadini italiani, no, e farlo diventare, no, una specie di alleato del regime. No? Ora questo naturalmente è chiaro dal punto di vista del fascismo, è chiaro dal punto di vista della Chiesa, perché la Chiesa ci guadagna parecchio da tutto ciò, tanto per cominciare diventa Stato e il Papa diventa l'unico leader religioso anche a tutt'oggi, all'epoca ce n'erano altri, per esempio il Dalai Lama, no? Che però dal 1959 non è più capo di una nazione, no? Di uno Stato, no? Oggi il Papa rimane l'unico leader di una religione che sia anche allo stesso tempo capo di Stato. Capo di uno Stato singolare però, perché per esempio non è membro delle Nazioni Unite. Come mai? Beh, perché per diventare membro delle Nazioni Unite bisogna firmare la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e il Vaticano non la vuole firmare. Perché? Perché la Dichiarazione dei diritti dell'uomo dice che gli stati che la firmano devono dare la libertà religiosa ai propri sudditi e il Vaticano non è d'accordo, perché dice come? Ci mancherebbe adesso che uno viene impiegato, no, viene qui con la mezzaluna, no, o quell'altro ebreo, no, no, dice nel mio stato dobbiamo essere tutti cattolici, dice, e allora non firmo. Dunque è uno stato singolare, no? E alla Nazione Unita infatti non c'è un ambasciatore e c'è soltanto un nunzio apostolico. Chi è che era contrario anche a questo concordato? Abbiamo visto alcuni membri del partito fascista, alcuni strani, cioè come Giovanni Gentile, che non ci saremmo aspettati di trovare lì, no? Ma due che furono contrari e che invece ci stupiscono per quello che poi successe dopo, erano Don Luigi Sturzo da una parte e Alcide De Gasperi dall'altra. Come mai? Due cattolici, naturalmente Sturzo, il fondatore del Partito Popolare, poi il nucleo da cui partì la Democrazia Cristiana, come mai erano contrari al concordato fra Stato e Chiesa? Ma ovvio, non è che non è che gli desse fastidio la Chiesa, dà fastidio lo Stato che c'era in quel momento, cioè il regime fascista. Anzi, capivano benissimo che un concordato fra il fascismo e la Chiesa legava la Chiesa al fascismo, ma soprattutto legittimava il fascismo, che era ciò che loro cercavano di combattere, no? E naturalmente tutti e due non furono scandalizzati, sentite che cosa dice De Gasperi la sera stessa, il giorno dopo la firma dei patti, in una lettera a un prete fra l'altro, no? Quindi nemmeno di nascosto, Don Simone Weber. De Gasperi dice, insegnare a stare in ginocchio va bene, ma l'educazione clericale dovrebbe anche apprendere a stare in piedi. De Gasperi, democratico cristiano. Ora, queste sono parole su cui bisognerebbe in qualche modo meditare. Certo che la religione ci dice che dobbiamo stare in ginocchio, no? Ma in ginocchio quando si prega, no? In altri momenti, no? Dobbiamo stare in piedi. Ricordiamoci anche questa dichiarazione, perché poi ci verrà comoda, no? Ad un certo momento. Ebbene, cosa succede? Qual è la risposta della Chiesa a queste istanze? Due giorni dopo, perché naturalmente, no, alla sera dei patti lateranensi, tra l'altro, cardinali, eccetera, si riuniscono tutti in una villa, no, fanno un party, no, e si comincia di nuovo finalmente a vedere, no, queste toniche, ci sono i resoconti, no, che è molto interessante leggere, tutte le toniche svolazzanti, le signore dell'alta borghesia, no, eccetera, eccoli qua, di nuovo, no, la borghesia nera, no, tutti insieme, no, felici e contenti. Il 13 di febbraio 1929 Pio XI tiene un discorso all'Università Cattolica, o meglio, manda un discorso all'Università Cattolica a Milano. E che cosa dice? Anche questo è un discorso abbastanza sorprendente, perché di nuovo fino a Giovanni Paolo II perlomeno non eravamo abituati a pensare ai papi in questo modo. Forse a risolvere la questione ci voleva proprio un papa alpinista,
Un alpinista immune da vertigini ed abituato ad affrontare le ascensioni più ardue, come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva pure un papa bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle ricerche storiche e documentarie, perché di libri e documenti, è evidente, si è dovuto consultarne molti. Dobbiamo dire che siamo stati anche dall'altra parte nobilmente assecondati. L'altra parte non era Dio, era quello in terra, no? E qui c'è questa frase che poi passò alla storia, no? E che naturalmente fu una tragedia, no? Per tutti gli oppositori del fascismo. E forse, dice il Papa, ci voleva anche un uomo come quello che la provvidenza ci ha fatto incontrare. Mussolini diventa l'uomo della provvidenza. Un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli uomini della quale, scuola liberale, tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, o piuttosto disordinamenti, tutte quelle leggi, diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanti feticci, e proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi quanto più brutti e deformi. Cioè Mussolini diventa l'eroe, cioè dice contro il pensiero liberale, questi qui che volevano attaccarsi a queste leggi, contro la Chiesa, eccetera. Finalmente la provvidenza ci ha mandato l'uomo giusto. Questo è quello che succede nel 1929. Naturalmente le cose vanno avanti, come voi sapete, non immediatamente, quindi passa il ventennio e il fascismo cade, arriva la Repubblica con il referendum nel 1946, siamo nel 1947, c'è l'Assemblea Costituente, si sta stilando la Costituzione dello Stato italiano, del nuovo Stato italiano, che dovrebbe essere uno Stato laico, democratico, naturalmente repubblicano, quindi tre caratteristiche piuttosto chiare, no? E che cosa succede? Il concordato finisce nella Costituzione italiana. Nel famigerato articolo 7, che vi leggo, sono soltanto due frasi, poi c'è una terza frase che dice semplicemente che queste cose dovranno essere implementate nella maniera opportuna. L'articolo 7 dice due cose, due frasi. Primo, lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Secondo, i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Ora, queste due frasi, no, è difficile riuscire, no, con una concisione tale, no, a fare un pasticcio immane come quello che è stato fatto. Cominciamo ad analizzare la prima. No? Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Io vi incito di nuovo ad andare, ma questa volta finalmente non più sul sito del Vaticano, no, a trovarvi un articolo di Calamandrei, che a differenza di quelli di cui parleremo tra un momento, no, era una persona diversa e ideologicamente, no, impegnata. L'articolo si intitola Storia quasi segreta di una discussione di un voto, fu pubblicato nell'aprile del 1947, quindi un mese o poco più dopo le votazioni dell'Assemblea Costituente, su una rivista. Ecco, questo è l'aiuto, naturalmente, dico, io non avevo chiesto che tra 5 minuti andasse via la luce, però se lo vogliono fare indipendentemente, no, naturalmente questo è in loro potere, no? Ma Calamandrei dice, ricordano, che tanto per cominciare questo articolo fortunatamente, no, era stato avversato da molte persone, primo fra tutti Croce ovviamente, no, che aveva detto che non aveva senso mettere un articolo così in una Costituzione repubblicana, e anche Vittorio Emanuele Orlando, il vecchio Presidente del Consiglio di prima del fascismo. Cosa dice Calamandrei? Dice anzitutto che l'argomento degli oppositori a questa prima frase su il fatto che lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine, dice non funziona in nessuna Costituzione di Stato, indipendentemente dal fatto che sia italiano o no, perché la Costituzione è un monologo, non è un dialogo che uno Stato fa con un altro Stato, è un qualche cosa, no, che semplicemente autofonda la nazione che la sta facendo, no? E dice, poi la mette in ridicolo, se sarebbe stata altrettanto ridicola inserire una formula che proclamasse solennemente l'Italia e la Francia sono ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrani. Questo è ovvio. Poi perché la Francia? Perché non il Benin, il Togo, il Sudafrica, il Brasile, no? Eccetera. Uno comincia in una Costituzione, poi magari gli stati cambiano, allora questo non c'era, non l'abbiamo messo nella Costituzione. Cioè è veramente ridicolo. Di tutte queste cose, no, l'Italia sceglie lo Stato del Vaticano, la Chiesa. Cioè di metterlo dentro la propria Costituzione. Però Calamandrei, e qui incominciano le dolenti note, quelle a cui alludevo agli inizi, Calamandrei ricorda, dice che sorprendentemente, a difendere questa formula fu Palmiro Togliatti, il quale, nella seduta del 23 gennaio 1947, una seduta preparatoria, disse, diede argomenti, e queste sono le parole di Pietro Calamandrei, con argomenti che per la loro ortodossia meritarono il pieno plauso della civiltà cattolica.
Ora, civiltà cattolica non è un'espressione generica, naturalmente, per dire la civiltà dei cattolici, bensì è la rivista ufficiale dei gesuiti, no? Ora, il fatto che la civiltà cattolica dicesse che Togliatti aveva fatto bene, no? Gli argomenti suoi erano perfetti, già avrebbe dovuto far capire a Togliatti che c'era qualcosa che non funzionava, no? Però poi vedremo che le cose stanno anche peggio, no? Di questo. Ma pensiamo un momento alla seconda frase, cioè i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati dai patti lateranensi. Abbiamo detto che lo Stato stava nascendo laico, come dovrebbe essere in quasi tutte le nazioni. Notate che anche adesso, al giorno d'oggi, di Stati che non sono laici ce ne sono pochissimi, compreso l'Iran. Non è affatto uno Stato teocratico, perché certo ci sono gli Ayatollah, no, ma questi sono divisi, no? Cioè, il potere politico ce l'ha il presidente Ahmadinejad, no? Amato da tutti noi, naturalmente, no? Per la sua democrazia, però persino in Iran, no? Le cose sono separate, no? Quindi il nostro Stato stava nascendo, o dove avrebbe dovuto nascere, laico. Stava nascendo repubblicano, perché così aveva deciso il referendum del 1946, e stava nascendo democratico proprio perché aveva fatto una guerra addirittura, no? Contro il fascismo. No? Quindi queste erano le tre caratteristiche principali: laico, repubblicano e democratico. Ora, in un'unica frase, no? Dicendo che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai patti lateranensi, si andava contro tutte e tre queste caratteristiche. Come mai? Laico, ho detto prima, perché i patti lateranensi iniziavano con un'invocazione alla Santissima Trinità, che veniva immediatamente recepita dentro la Costituzione. Iniziavano proclamando nell'articolo 1 la religione cattolica come religione di Stato. No? E questo certamente non è quello che fa uno Stato laico. Notate che questi patti rimasero poi in vigore fino al 1984, quando Craxi fece la revisione. Quindi fino al 1984 il cattolicesimo rimane religione di Stato del nostro Stato. Poi c'è la faccenda repubblicana. I patti lateranensi iniziavano, come ho detto prima, no, con il richiamo allo Statuto Albertino del 1848, che andava bene, come ho detto, nel 1929, quando al potere c'erano i Savoia, ma adesso, no, dopo la guerra che aveva buttato fuori per l'appunto i Savoia, ormai erano andati in esilio, no, citare lo Statuto Albertino, no, era veramente incongruo nella Costituzione dello Stato italiano. Erano stati firmati dal Duce. Cioè, e uno delle firme del Duce lo rifinivano direttamente di nuovo dentro. C'era il marchio ovviamente del fascismo, no? E poi soprattutto la parte più importante era la questione della democrazia. Cioè, i patti lateranensi trattavano i cattolici in maniera diversa da quelli che non erano cattolici, ebrei naturalmente, protestanti, atei, no? E così via. Concedevano a questi cattolici dei privilegi, no, che gli altri non avevano. Quindi non erano democratici da questo punto di vista. Ma la cosa interessante è che altre parti della Costituzione, cioè altri articoli, andavano contro quello che dicevano i patri lateranensi. Quindi in quell'unica frase, no, addirittura si introducevano delle contraddizioni dentro la Costituzione stessa. Quali sono gli articoli? Beh, ce n'erano almeno due. Uno è l'articolo 3, che veniva prima, no, e che stabilisce che i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di varie cose, compresa la religione. E invece, naturalmente, dire che la religione cattolica è religione di Stato lo distingue, no, i cattolici da tutti gli altri. Ma soprattutto l'articolo 20, di cui tutti fanno finta di dimenticarsi, no, e questo fa parte ancora adesso della Costituzione, quando Berlusconi fa così tutti dicono ma come, non ha rispetto per la Costituzione, ma tutti votano, no, in modo che l'articolo 20 non venga naturalmente attuato. Cosa dice? Dice: il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali. Cioè, tutti coloro che non sono contrari, per esempio, all'8 per mille, no, e a tutti gli altri gravami che noi diamo alla Chiesa, sono contrari alla Costituzione. Allora è inutile che noi andiamo contro, giustissimo, cioè farlo, no? Però mi sembra veramente uno specchietto per la lodole, perché della Costituzione se ne fregano tutti. Però la cosa interessante per noi, no, è come è stato possibile che questo articolo fosse poi recepito dentro la Costituzione. Come sono andate le cose? E beh, qui il Calamandrei, in quell'articolo, no, ci spiega come sono andate effettivamente. Cioè, bisogna andare a rivedere i lavori preparatori, ovviamente le commissioni, ma soprattutto le sedute dell'Assemblea Costituente, che per quanto riguarda l'articolo 7 andarono tra il 4 e il 25 marzo 1947. Quindi circa 3 settimane, e il giorno fatidico è il 25 marzo, per l'appunto, del 47, perché ci sono finalmente le dichiarazioni di voto. E allora andiamo a vedere queste dichiarazioni di voto, perché sono istruttive, naturalmente.
Chi ci va? Tutti i partiti ovviamente, no? Fanno dichiarazione di voto. De Gasperi è Presidente del Consiglio questa volta, no? Non ha mai parlato all'Assemblea Costituente perché, essendo uomo di Stato, no? Capisce che il governo è una cosa, tra l'altro un governo transitorio in fondo, no? Perché ancora non si aveva la nuova Costituzione, e l'Assemblea Costituente è un'altra cosa, no? Quindi sono cose da tenere separate. Non c'è mai andato, ma il 25 marzo del 1947 ci va. E allora che cosa dice? Dice: senza la fede e senza la morale evangelica le nazioni non si salvano, non l'Italia, le nazioni, qui ormai siamo diventati lo statuto dell'ONU, no? Cioè, e infatti, no? Poi quando dice bisogna approvare una norma in cui si riconosca la paternità comune del capo della religione cattolica che ci protegge e che protegga soprattutto la nazione italiana. Il Papa è diventato santo, ormai no, fa miracoli, no? Cioè, protegge, no, la nazione italiana, e questi sono i motivi, no, per cui, secondo De Gasperi, dovevano approvare i suoi onorevoli colleghi l'articolo 7. È chiaro che De Gasperi sta facendo il suo lavoro, e il segretario anche della Democrazia Cristiana, la quale si chiama Democrazia Cristiana, ovviamente, no, è stato eletto, no, i deputati della Costituente sono stati eletti della Democrazia Cristiana anche per queste cose, per fare gli interessi della Chiesa, è inutile nasconderselo, no? Gli atti registrano vivissimi, prolungati applausi al centro e a destra, è ovvio, no? Questa era la divisione. Si alza Pietro Nenni, che, come voi sapete, era segretario del Partito Socialista. Nenni invece sta da un'altra parte, è fatto di un'altra pasta, no? Ricorda la presenza della firma di Mussolini nei patti, dice: abbiamo fatto una guerra contro il fascismo, no? Questo è un patto firmato dal fascismo, e poi dice soprattutto: c'è il sospetto di una collusione della Chiesa col fascismo che pesa ancora sulla coscienza di molti italiani come una macchia e una vergogna. Cioè, il fatto che in fondo la Chiesa, certo, avrà fatto i suoi interessi nel 29, però li ha fatti, no, facendo un patto con un regime, no, che noi abbiamo combattuto, vinto, no, e quindi in qualche modo la Chiesa dovrebbe anche pagarlo, no, questa collusione. Poi aggiunge delle frasi che oggi chi le dice, io per esempio ho provato una volta a dire questa che adesso leggo, no, e mi sono beccato, no, della caricatura della laicità da Veltroni, no? Però evidentemente, no, lui si era dimenticato che era stato Nenni a dirlo, no? E Nenni dice: lo Stato laico considera la religione come un problema individuale di coscienza, ma si mantiene nella sfera della sua sovranità. E come conclude Nenni? Nenni conclude dicendo: per consolidare la Repubblica bisogna fondare lo Stato, e lo Stato non si fonda sul principio di una diarchia di poteri e di sovranità. Cioè, lo Stato deve essere ovviamente indipendente. Se noi facciamo un patto, come tra l'altro si dice per l'appunto, no, lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani, ciascuno del suo ordine, no? È come se dicessimo: siamo due soggetti, no? E non uno solo, no? E non è questo il modo, no, di fondare uno Stato. Gli atti registrano questa volta vivi applausi a sinistra. Abbiamo coperto il Parlamento, ma manca ancora il Partito Comunista. Il Partito Comunista, nei suoi esponenti nei giorni precedenti, dal 4 al 24 marzo, aveva annunciato il voto contrario, si alza il compagno Togliatti, il quale ricorda ovviamente subito agli inizi le masse dei lavoratori e cittadini che ci hanno dato la loro fiducia. E naturalmente subito dopo passa a tradire questa fiducia. Perché che cosa dice? Qui la cosa interessante, no? Perché, dunque, dov'è? Compagno Togliatti, eccolo qua. Allora, incomincia a parlare, no? Ed è questa la parte imbarazzante, no, del mio discorso, ma del suo discorso, no, in realtà, e del suo comportamento. Ci sono anche delle parti che sono abbastanza ridicole, no? Per esempio questo, dice: non abbiamo avuto nessuna difficoltà, sin dall'inizio, ad approvare la prima parte dell'articolo, quella nella quale si dice che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Nessuna difficoltà. Ricordatevi, no, Calamandrei aveva ricordato che la civiltà cattolica aveva detto: certo, gli argomenti di Togliatti, no, sono veramente ortodossi. No? Dice: non solo non abbiamo avuto difficoltà, dice Togliatti, ma i colleghi della prima sottocommissione ricordano senza dubbio che questa formulazione è stata data da me stesso. Ma bravo, viene anche a dircelo in pubblico, no? Come se non bastasse, no? Dice: l'ho fatto io, dice: certo che non abbiamo avuto difficoltà. E qui permettetemi un ricordo. E questo è veramente interessante, perché ci dice com'era il Partito Comunista all'epoca. Io so che qui vado a toccare per l'appunto, no, nervi che potrebbero essere scoperti, spero che non arrivino fino qua, no, direttamente, fisicamente.
L'onorevole Dossetti, queste sono le parole del compagno Togliatti, e qui ci possiamo alzare i piedi, riferendosi a questa prima parte dell'articolo che stiamo discutendo, cercando di darne una giustificazione dottrinaria, diceva che questa si può trovare in un corso di diritto ecclesiastico tenuto precisamente nel 1912 all'Università di Torino dal senatore Francesco Ruffini. Dossetti era ovviamente un cattolico. No? Voi mi consentirete di ricordare all'onorevole Dossetti che sono stato allievo di questo corso, corso di diritto ecclesiastico, Togliatti andava a lezione, sì, che ho frequentato quel corso, ho dato l'esame di diritto ecclesiastico su quelle dispense che egli ha citato e l'ho dato. E forse per questo che non ho trovato difficoltà a dare quella formulazione. Cioè, io sono stato in seminario, però lui faceva il corso di diritto ecclesiastico e poi è andato a finire, no, alla Costituente, no? E ha fatto lui quell'articolo. Ricordo però, le cose sono peggio di questo, no? che quelle lezioni non erano frequentate soltanto da me, non nel senso ovvio, no, che c'era il senatore che parlavano e Togliatti che sentivano, ma nel senso che veniva alle volte e si sedeva in quell'aula un uomo, un grande scomparso, amico e maestro mio, Antonio Gramsci, pure lui, e uscendo dalle lezioni e passeggiando in quel cortile dell'Università di Torino, oggi semidistrutto dalla guerra, egli parlava con me anche del problema che ci occupa in questo momento, del problema dei rapporti fra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano. Nel 1912 questi due signori sono dei giovani futuri leader, no, del Partito Comunista, e già si preoccupano di come mettere insieme lo Stato e la Chiesa. Notate, in un periodo in cui la soluzione era già stata trovata, cioè il Papa se ne sta là, non esce, no, sta bravo, no, non ha nessuna cosa, e loro dicevano non va bene così, no, dobbiamo cercare, se un giorno arriveremo al potere faremo di meglio. Eravamo allora entrambi giovanissimi, entrambi agli inizi della nostra vita politica, ci sforzavamo di individuare quali erano le origini e quali avrebbero potuto essere le sorti future di quel contrasto fra lo Stato e la Chiesa, che allora era ancora per gran parte in atto in Italia, ma che in parte era superato o si stava superando, quindi no, non andiamo a toccarlo. E ricordo che Gramsci mi diceva che il giorno in cui si fosse formato in Italia un governo socialista, in cui fosse sorto un regime socialista, uno dei principali compiti di questo governo, di questo regime, sarebbe stato di liquidare completamente la questione romana, uno dice, oh, garantendo piena libertà alla Chiesa Cattolica. Ma qual è l'argomento per Togliatti? Ora, non so se ricordate quello di Mussolini, il quale aveva detto, beh, l'onorevole Scajola aveva detto, no, che in fondo, no, c'era uno status quo, perché andiamo a toccarlo, dice certo tutti si erano adattati, tutti all'estero in Italia, meno uno, il Papa, no? Ma questo era Mussolini. Cosa dice Togliatti? Togliatti dice, non vi è dubbio che ci troviamo di fronte a un'esplicita manifestazione di volontà dell'altra parte, della Chiesa Cattolica, della Santa Sede. Ed è questo il punto da cui dobbiamo partire, onorevoli colleghi, nel determinare la nostra posizione. Cioè la cosa importante è che cosa vuole il Papa? Dice vuole concordare. E allora, cioè, se lo vuole, cioè, cosa dobbiamo fare? Cioè, non potremmo mica metterci a fare i comunisti, no, naturalmente. E alla fine, no, finisce dicendo, beh, e anche questa, no, è una cosa abbastanza divertente, finisce dicendo, sono convinto che in un consesso di prelati romani sarei stato ascoltato con più sopportazione. Risultato, la votazione, presenti e votanti 499, maggioranza 250, hanno risposto sì 350, hanno risposto no 149. Quanti erano i comunisti? Un centinaio. Il che significa che se voi da 350 togliete 100, diventano 250 circa, li aggiungete ai 149, diventano 250 circa, e la cosa rimane praticamente in parità. Che cosa sarebbe successo senza questo tradimento, perché altro non si può chiamarlo, no? di Togliatti e dei comunisti, i quali poi tra l'altro andarono tutti dietro, perché benché fino al giorno prima avessero deciso, cioè quelli che parlavano, no, di dire che avrebbero votato contro, in realtà quando poi il segretario del partito dice che si vota a favore, loro votano a favore. Ora, finora, come dico, non si sa come sarebbe andata, perché la cosa era completamente alla pari. La cosa interessante è l'atteggiamento dei democristiani. Perché De Gasperi, certo, ha fatto quel discorso, eccetera, però sappiamo che cosa pensava nel 29, no? Ora, sappiamo anche che effettivamente Pio XII aveva fatto fuoco e fiamme, perché Pio XII, è vero, come diceva Togliatti, voleva assolutamente il concordato, e aveva minacciato De Gasperi che se la Democrazia Cristiana non avesse votato a favore del concordato, la Chiesa avrebbe poi appoggiato un diverso partito come rappresentante degli interessi cattolici, no?
E quindi ne andava un po' dell'esistenza stessa della democrazia cristiana, no? E quindi la cosa interessante, De Gasperi non sapeva, perlomeno noi non sappiamo che cosa pensasse effettivamente, però credo che in qualunque modo fosse andata la votazione senza il voto dei comunisti, non gli sarebbe andata bene, perché se il concordato non passava, forse, no, dal punto di vista suo di cattolico adulto, come lo si direbbe qui in queste zone, no, e anche in questi tempi, sarebbe stato soddisfatto, no? Il concordato non sarebbe entrato nella Costituzione. Ma se anche fosse passato per 2 o 3 voti, beh, allora lì sì che la democrazia cristiana sarebbe apparsa anche agli occhi del pontefice, del Vaticano, dell'opinione pubblica, come la vera difensora, diciamo così, no, degli ideali cattolici. Invece col fatto che i comunisti votano a favore, 350 voti contro 150, cioè la democrazia cristiana non è più il vero difensore dei cattolici, bensì lo diventano i democristiani e i comunisti, cioè catto comunisti, no? Quindi questo è molto interessante. Calamandrei ricorda, no, che quando fu proclamato il risultato nessuno applaudì, neanche i democristiani. Però il giudizio migliore, secondo me, e anche il più insultante che si potesse dare sul discorso di Togliatti, l'ha dato recentemente il segretario di Stato, Cardinal Bertone, il 10 dicembre 2009, quando andò a fare un discorso. Prima di lui aveva parlato Massimo D'Alema, perché voi sapete, no, che queste cose hanno una lunga tradizione, no? Quindi quando c'è uno c'è sempre l'altro, ci vuole la par condicio, no? D'Alema citò Gramsci, perché no, se ho citato Togliatti, no, andavano tutti e due a scuola di diritto ecclesiastico, no? Quindi D'Alema citò Gramsci. E quando si alzò Bertone, disse, D'Alema ha citato Gramsci, ed è interessante, no, perché recentemente ho visto una citazione di Gramsci in un discorso di Togliatti, perché mi sono riletto il discorso di Togliatti alla Costituente a proposito dell'articolo 7 della Costituzione, ed è, secondo me, queste sono le parole del Cardinal Bertone, il discorso di un padre della Chiesa. Ora dico, va bene, lui sono sicuro che l'ha detto nelle migliori intenzioni, detto da un cardinale, no? Naturalmente, no? Ma detto da chi lo sta a sentire, no? Che si ricorda che Togliatti era il segretario del Partito Comunista, no? E dire ha fatto un discorso da padre della Chiesa, no? A me, io fossi stato lì, avrei preso un coltello, no? E gliel'avrei tirato, non gli avrei fatto male, intanto sul cuore c'è la croce, no? Quindi se c'ho la mira buona, no? Non succede niente, no? E invece c'era Massimo D'Alema, il quale cosa disse? Ha proprio ragione. E allora, ecco, questo è il problema. Il problema è che oggi noi, i comunisti di allora, no, e gli ex comunisti di oggi sono così. L'Italia rimane in ginocchio, non ha appreso a rimanere in piedi, come diceva De Gasperi, di fronte alla Chiesa e al Papa. Ovvio, perché i democristiani hanno votato a favore, certo, però era il loro compito, come ho detto prima, no? Però grazie anche, no, all'apporto dei comunisti, ed è di lì che arriva poi questa vecchia tradizione, no, dei compromessi storici, di queste pastette, no, che si fanno da una parte e dall'altra. Quanto ci costa questo? Beh, ve l'ho detto ieri, l'ho detto ieri, ma lo ripeto anche oggi, no? Ve l'ho detto agli inizi, no? Ci costa una cifra soltanto da parte dello Stato di circa 10 miliardi di euro. Quanto è l'8 per mille? È solo 1 miliardo di euro. Tra l'altro, non so se l'ho già detto prima, no? Ma l'8 per mille è un'invenzione di Tremonti, giovane consigliere di Craxi. Perché l'8 per mille è entrato in vigore nel 1985, sostituisce lo stipendio che veniva dato ai preti, la cosiddetta congrua, no? Il concordato dell'84 e poi le leggi attuative dell'85 sono cose molto diverse. Dico solo due parole perché in fondo sono una revisione. Il fatto che l'articolo 7 sia quello che è fa sì che i patti lateranensi facciano parte della Costituzione italiana e quindi non si possono cambiare, tra l'altro, se non col mutuo consenso delle parti. Non è possibile fare, ad esempio, un referendum contro i patti lateranensi, perché fanno parte della Costituzione, no? Poi tra l'altro i referendum sui trattati con gli stati esteri non sono ammissibili, no? E quindi soltanto con l'acquiescenza, diciamo così, con l'accordo della Chiesa si possono cambiare, e questo naturalmente fa sì che si possano cambiare fino ad un certo punto. Comunque, secondo me,
perlomeno il concordato del 1984 firmato da Craxi, e certamente meglio di quello che fu firmato da Mussolini e che fu recepito tale quale, no, letteralmente, nella nostra Costituzione. Tanto per cominciare, elimina quel famigerato articolo 1 che dice che la religione cattolica è la religione di Stato. Fortunatamente la religione cattolica non è più religione di Stato, no? Anche se poi formalmente lo rimane, perché ha tutti i vantaggi ovviamente del rispetto alle altre religioni. Quindi c'è un pasticcio enorme, il pasticcio naturalmente del regime matrimoniale. Provate a pensare a che cosa succede. Il regime matrimoniale continua a essere valido, quindi ci si può ancora sposare in chiesa con effetti civili, però che cosa succede? Naturalmente per la chiesa non ci si può divorziare, quindi se uno si divorzia in municipio, poi stavolta, no, di fronte al tribunale ovviamente, no, allora rimane sposato in chiesa, ma il valore, l'effetto civile del matrimonio viene cancellato. Oppure si può fare il contrario, nel senso che ci si può sposare in chiesa e poi si può avere l'annullamento da parte della Sacra Rota, ma gli effetti civili rimangono, perché ovviamente il matrimonio non viene cancellato, no, benché qui la cosa, forse sarebbe interessante, no, voi sentire gli avvocati da questo punto di vista, è sottile, perché attenzione, ogni volta che io faccio dei dibattiti con preti eccetera, loro continuano a sostenere quello della Sacra Rota non è un annullamento, bensì è una dichiarazione di nullità. Uno dice, ah, quale sarà la differenza? È una differenza essenziale. Cioè non è che c'è un matrimonio che viene dichiarato nullo, bensì c'è una dichiarazione che dice il matrimonio non è mai avvenuto. Un tale pasticcio, no? E tutto questo perché? Perché vogliamo continuare, no, a tenere unito ciò che Dio ha diviso, no? Cioè il matrimonio religioso e il matrimonio civile, eccetera, eccetera. E tutto questo a chi dobbiamo rendere grazie? A chi dobbiamo ringraziare? Io non trarrò le conclusioni, anche perché appunto poi temo che ci siano delle reazioni, no? Così. Però purtroppo, come ho detto prima, certamente molti hanno fatto il loro dovere, no? Ma qualcuno no, e forse sono quelli che dobbiamo ringraziare, naturalmente in maniera metaforica, perché in realtà dovremmo mandargli degli improperi, no? Il motivo per cui oggi la Chiesa e lo Stato ancora rimangono uniti, no, in questo matrimonio indissolubile, che non potrà essere cambiato se non da un cambiamento della Costituzione. Quando Berlusconi dice voglio cambiare la Costituzione, io sono sempre lì che spero, dico, ma magari l'articolo 7? No, ovviamente quello è sicuro che rimarrà tale quale, perché Berlusconi si è piegato a 90 gradi, no? E quando è andato l'ultima volta, vi ricorderete, no, in Vaticano, addirittura ha baciato l'anello, no, al pontefice, eccetera. La cosa però interessante è che indipendentemente dalle tendenze politiche del governo, che siano governi di centro, di centrodestra, di centrosinistra, eccetera, no, tutti i governi hanno sempre consistentemente dato gli stessi benefici alla Chiesa, e ogni volta che in Italia si vota, perché poi ci sono alcuni due o tre, no, parlamentari che ogni tanto, no, propongono magari di togliere, no, alcuni privilegi, quelli che votano a favore di queste proposte sono sempre 5-6 parlamentari, ma letteralmente 5-6 parlamentari. Cioè nemmeno tutti i radicali votano, no, a favore, no, di queste proposte. E questo la dice molto lunga, no, su come poi alla fine noi viviamo questo nostro rapporto. Quindi io su questo finirei, se ci sono domande naturalmente o obiezioni sono dispostissimo a sentirle, e vi ringrazio per la vostra attenzione.